Iniziano a prendere forma i murales nella zona del porto di Fano, nei due capannoni antistanti al parcheggio del mercato all'ingrosso della pesca. Gli artisti, al lavoro dalla scorsa settimana, sono stati scelti dopo una preselezione di street artist. Una volta sagomato il disegno con l'utilizzo di un proiettore, i ragazzi, con l'ausilio delle bombolette spray, hanno iniziato subito a decorare la prima parte della parete e ad oggi il primo risultato è questo. Il progetto, che terminerà nell'arco di 2 settimane, rientra nell'ambito di Porto Futuro, ovvero un percorso di riappropriazione sociale che fa leva su un processo di rigenerazione urbana e di riqualificazione degli edifici del porto mediante diverse pratiche artistiche contemporanee. Una iniziativa resa possibile grazie alle associazioni Carnage Collective e Umanesimo Artificiale, in collaborazione con il Comune di Fano, Regione Marche e Fondazione Carifano. Questo murales è la sintesi di una progettazione partecipata fatta con la città. La domanda era: che cos'è per voi il mare, che cos'è per voi il porto? E da questo si sono declinate delle suggestioni che poi sono diventate un vero e proprio, diciamo, vademecum, per cui gli artisti si sono poi candidati con dei bozzetti e questa, diciamo, che è l'opera che andremo a realizzare. È un'opera che appunto parte dal nostro passato ed arriverà direttamente a quello che è il progetto di Porto Futuro. È una valorizzazione dello spazio che inizia da qui, ma poi anche col waterfront vedete bene che questo luogo troverà un prestigio assoluto. E proprio per qualificare ancora di più quest'opera siamo intervenuti nel rifacimento del marciapiede, e poiché questo spazio veniva occupato abusivamente dalle auto, metteremo delle fioriere proprio perché deve essere salvaguardato. Quello è uno spazio di passeggio e quando le cose belle si fanno, tutti noi abbiamo una responsabilità nel preservarle. Particolarità di questa opera è la realtà aumentata. Scaricando un'applicazione sul proprio cellulare, il murales prenderà forma con animazioni ed effetti speciali. L'inaugurazione, arricchita da diverse iniziative, sarà in programma per il 28 e 29 maggio. Il 21 di maggio avremo alle ore 17:30 una camminata che passerà lungo tutti i moli del porto, poi terminerà qui per ammirare parte di murales. 28 e 29 maggio, nello specifico, ci saranno eventi per i bambini e ovviamente street art sarà già rappresentata dai nostri artisti. Dei workshop sempre per i bambini, ci saranno dell'intrattenimento musicale, ci sarà anche food e beverage, cioè si potrà bere e mangiare qualcosa, e ci sarà poi della musica, e quindi diciamo che festeggeremo con la città questo bellissimo evento per Fano.